Thank you for watching. un saluto a voi tutti, un buon sabato, un buon fine settimana e buona visione dei programmi di TelemaiG irradiati sul digitale terrestre. 97 è, il nostro, è la cifra che ci hanno assegnato, 97 è quel numeretto che sul telecomando si compone per vedere TelemaiG nella Regione Puglia. Se volete inviare le vostre segnalazioni a telemag.it oppure messaggi, immagini, filmati al numero in sovra impressione. Sul nostro sito pubblichiamo tutti i Maig Notizie, tutti gli approfondimenti, le interviste e anche altre produzioni che realizziamo, quindi il nostro sito www.telemag.com. Le stesse notizie vengono poi divulgate attraverso il social Facebook. Un modo positivo noi riteniamo di utilizzare questo strumento, deve essere utilizzato con attenzione. Con attenzione vanno letti gli articoli sulla carta stampata, con attenzione vanno eseguiti gli editoriali, con attenzione vanno guardati i programmi televisivi, con attenzione si deve ascoltare chi vi sta proponendo dei fatti, un racconto, delle trasmissioni, dei ricordi. Ed è per questo che vi invitiamo, già a partire dalle ore 15 di questo sabato, 4 febbraio, a guardare insieme a noi questi ricordi di scuola proposti dagli insegnanti Peppino Abrusci e Peppino Tancorra. Protagonista non siamo noi in studio che annunciamo questo filmato, questo documentario, ma è il primo circolo didattico di Acqueviva delle Fonti. E vedrete amici. Vedrete chi era piccolo ora essere diventato più grande. Ricorderete un pezzo della storia di Acquaviva delle Fonti grazie al lavoro di Peppino Tancorra e Peppino Abbrusci, che noi vi riproporremo domenica 5 febbraio alle ore 19, martedì 7 febbraio alle ore 20 e 30 e giovedì 9 febbraio alle ore 13. Noi gradiamo sì che. Siate tanti a seguire questo programma e gli altri programmi TelemaiG, ma che siano tante anche le segnalazioni, le osservazioni, le critiche, qualsiasi cosa inviata alla nostra attenzione, anche per posta ordinaria all'associazione Progetto Spazio 2000 TelemaiG, via Maria Scalera, 66-70021 Acqua Viva delle Fonti. Vi ringraziamo, questo non significa che incontrandoci non ci si possano scambiare quattro chiacchiere. Quelle innanzitutto, la cordialità, il rispetto, la stima, il saluto non va tolto a nessuno e figuriamoci se non si può dare spazio a quei cittadini che devono essere i protagonisti della loro città. Non esisterebbe una città se non vi fossero dei cittadini. Non esisterebbe un sindaco se non vi fossero dei cittadini. Non esisterebbe una giunta comunale degli assessori se non vi fossero degli elettori, cittadini che hanno ancora la voglia, la volontà, la forza di andare alle urne quando i comuni chiamano tutti quanti a dare il loro contributo. E quindi i consiglieri comunali non esisterebbero se non vi fossero i cittadini. Insomma, quindi chi è? Chi sono i padroni della cosa pubblica di questa città? I cittadini, perché non siamo più al tempo dei sovrani, al tempo in cui si utilizzava la forza per imporre le proprie idee, la propria volontà, indipendentemente se fosse bella, brutta, cattiva, buona di qualsiasi natura si trattasse. E allora se la città è dei cittadini, se i cittadini devono svolgere il loro ruolo di non padronanza, ma ognuno come se fosse un socio per azioni di questa grande comunità, portando il proprio contributo, lo deve fare in coscienza, in maniera serena. E quindi tranquillamente deve poter recepire le trasmissioni, gli iscritti quanto si pubblica su social e sui siti di piattaforma informativa, ma deve saper elaborare anche questo editoriale per comprendere se Gino Maiolli sta raccontando fesserie, sta raccontando il suo modo di vedere, è impazzito, vede le cose solo a senso unico, ci manda in onda fotografie reali, sono state artefatte sono state manipolate e quindi prima di tutto, indipendentemente da chi si ha di fronte, bisogna avere alla base una coscienza critica che possa guardare l'altro con rispetto ma non prendere qualsiasi cosa dica per oro colato, come si suol dire. E quindi sperando che anche quel contributo ad affermare questo principio e a sensibilizzarvi in tal senso come quanto è stato dato per Maestra TV ai più piccoli possa sempre esserlo da parte nostra nei vostri confronti. Non è una televisione interattiva, ma lo deve essere in senso positivo. Quindi quando qualche amico mi incontra per strada e con rispetto ci scambiamo qualche opinione, mi chiede almeno un minuto di positività. Per Acquaviva delle Fonti io gli faccio notare che già l'esistenza di Telemaig e quindi l'intera programmazione, non quella dei film, ma l'intera programmazione dell'autoproduzione è più che un minuto di positività per Acquaviva delle Fonti. E lo si fa con questo spirito. E quindi sollecitateci a far notare quei momenti quelle ore, quelle trasmissioni in cui questo spirito non viene preso in considerazione perché ne faremmo ammenda e subito non è questo il nostro ruolo e nemmeno il nostro ideale e nemmeno quella linea editoriale che la Telemaig vuol dare attraverso la propria programmazione. E allora veniamo ai fatti di casa nostra, che poi si possono riflettere e si possono ritrovare negli altri città, in tutte le città italiane, perché non è che la politica di Acquaviva delle Fonti o la città di Acquaviva delle Fonti sia un paese, una comunità a sé stante al di fuori del nostro Stato, osere dire della nostra Europa. O no? E quindi, se c'è qualcosa che non va ad Acquaviva, magari la ritroveremo a Gioia, la ritroveremo a Milano, e allora riflettiamo, anche se non siamo di acqua viva, su alcuni aspetti che io oggi mi permetto di porre alla vostra attenzione. E vi ringrazio ancora di essere sintonizzati con noi, come ringrazio tutti coloro i quali, incontrandomi, mi dicono che questo appuntamento è un appuntamento gradito, indipendentemente se si condividono le cose, perché serve ad avere sempre più una coscienza critica e quello è il nostro ruolo. Non cittadini sudditi come eravamo ai tempi del sovrano, ma cittadini attivi. Perché, ci tengo a sottolineare, la posizione del cittadino e leggo testualmente, perché è bene leggere e non imparare a memoria alcuni principi. Si leggono per incamerarli, per farli propri, non per impararli a memoria come si fa perché si deve superare un esame a scuola, ci siamo intesi. Allora la posizione del cittadino risulta rafforzata dalla possibilità di incidere, almeno in parte, sul processo decisionale attraverso la presentazione di memorie scritte che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare se pertinenti all'oggetto del procedimento. Vi ricordate? Parliamo di partecipazione, in tante occasioni stiamo parlando di un cittadino che partecipa alla cosa pubblica. Il procedimento è realizzare una piazza, il procedimento è riasfaltare una strada e dobbiamo decidere quale, il procedimento è decidere quali manifestazioni culturali. Quali manifestazioni estive? Come spendere dei soldi nei servizi sociali? Ogni attività della pubblica amministrazione ha un procedimento, ha un percorso, ha una strada e di questa strada, di questo percorso, di questo procedimento... C'è un dirigente, un funzionario che ne è responsabile, non perché sia il padrone di quanto si deciderà, ma perché ne è responsabile affinché garantisca dinanzi alla Costituzione, quindi all'ordinamento e alla legge che disciplina la trasparenza amministrativa e quindi anche la partecipazione, il rispetto di quanto dettato, non da Gino, non da Giovanni, scusi Giovanni sta lì, non da Nicola non da Angela, non da Claudio, ma da leggi che rivengono dalla Costituzione e quindi che il nostro Parlamento ha deciso di legiferare. E quindi dicevamo la presentazione di memorie scritte che l'amministrazione comunale, in questo caso parliamo di comunale, ma può essere provinciale, può essere regionale, ha l'obbligo di valutare se è pertinente all'oggetto del procedimento, perché se io devo dare un mio contributo sulla piazza e gli scrivo dei fagiolini che ho piantato l'altro ieri, è chiaro che non è inerente a quell'argomento, a quel fatto. L'attività dell'interessato viene così ad integrarsi nel sistema della funzione amministrativa. Funzione amministrativa, caro amico Pierino. Anche questa frase, questi termini, funzione amministrativa, funzione, sono positivi. Ecco, abbiamo fatto un po' di positività che è gradita l'amico all Pierino. Allora, l'attività dell'interessato viene così ad integrarsi nel sistema della funzione amministrativa. Il privato, soggetti privati rispetto all'ente pubblico, è in grado di far valere le proprie ragioni nel momento in cui si forma l'atto che coinvolge i suoi interessi. Ed allora, nel momento in cui siamo amministrati da soggetti che per la prima volta si sono affacciati alla cosa pubblica, da soggetti che hanno invece una buona esperienza, e tutti insieme questi rappresentano l'istituzione comune di Acquiae dalle Fonti, chi consigliere? chi assessore, chi sindaco, diventa assurdo, strano, inconcepibile pensare che in tema di, per esempio, attività culturali non si tenga conto di quanto è stato voluto nel 2001 quando si è approvato l'atto costitutivo della consulta della cultura e per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, del patrimonio storico-culturale e di quello ambientale. È uno Statuto che dice che la consulta è organo di promozione, coordinamento e socializzazione delle attività culturali e di quelle intese al recupero, la tutela, eccetera, eccetera. Ha inoltre la finalità di favorire gli scambi culturali e di diffondere e valorizzare la conoscenza del patrimonio architettonico, artistico, storico ed ambientale di Acquaviva anche al di fuori del territorio comunale. Compiti della stessa consulta sono ben definiti all'articolo 3 collabora all'individuazione delle risorse del territorio, valuta i progetti dell'amministrazione comunale in rapporto ai loro positivi riflessi sulla vita cittadina e sulla promozione della comunità acquavivese, elabora nei limiti delle proprie funzioni e secondo le modalità di cui eccetera eccetera iniziative e programmi da proporre all'amministrazione comunale. Individuo ulteriori criteri per l'ammissione al registro delle associazioni culturali e ambientali per la e per la erogazione dei contributi comunali anche attraverso, eccetera, eccetera. Individuo ogni possibile fonte di finanziamento. Insomma, c'è una consulta comunale della cultura, c'è quella dei servizi sociali, c'è quella dello sport. Ci sono delle consulte che sono composte dalle associazioni che si iscrivono annualmente ad un registro e rispetto alle finalità che ogni associazione ha vengono iscritte o in, in quella della cultura o quella dei servizi sociali o quella dello sport. E quindi io mi chiedo... Se nel 2005, io vado a casa e un appunto che ho, e ho preso quel del 2005, sono trascorsi 12 anni e che fa? 23 febbraio 2005, circa 12 anni, è cambiato qualcosa? Siamo ritornati indietro? Nei fatti sì, nelle attività che si svolgono in questi comuni sì, nel rispetto dei ruoli sì che siamo tornati indietro, siamo tornati a quando? Nel prima del 2001 non esisteva la consulta della cultura, siamo tornati al 1980 quando non esistevano tante altre consulte, siamo ritornati indietro di tanti anni perché c'è chi ci rappresenta che non tiene conto di questa disciplina e non ha d'altronde nemmeno il coraggio politico-amministrativo di dire in faccia ai cittadini che sta amministrando di cui non è. Padrone, lo abbiamo spiegato prima il perché, io le consulte non le voglio più e quindi le abolisco, le elimino, le tolgo. Perché se si avesse almeno questo coraggio si chiarirebbero le idee e quindi magari il presidente della consulta, Domenico Ieva, di Acquavia delle Fonti, saprebbe che non esiste più la consulta e che lui non deve dedicare più tempo a quell'attività saprebbe che non ha questa responsabilità, che non ha questo ruolo. Saprebbe quindi che spurse deve dedicare un minuto al giorno per la consulta, lo potrebbe dedicare ad altro. Ma saprebbe soprattutto che non viene offesa la dignità di un'organizzazione, di un organo di decentramento amministrativo previsto nello Statuto Comunale che questa amministrazione comunale non ancora ha ancora il coraggio di stralciare e di eliminare quindi dallo stesso statuto le consulte, perché in quattro anni non sono stati ancora capaci di rivedere quello statuto che era stato già rivisto dal presidente della commissione Colangiulo, che era stato già pronto, lo stanno stravolgendo e stiamo ancora a perdere tempo a rivedere lo statuto comunale. Quindi è in vigore il vecchio, la consulta esiste. Ma se nel 23 febbraio 2005 tra i consiglieri comunali che sono tra i componenti della consulta ce ne sono due, uno espressione della maggioranza politica e uno espressione della minoranza. Hanno voluto all'epoca inquinare l'organo con la parte politica, hanno voluto valorizzarlo in maniera tale che si creava un filo conduttore tra l'organo politico e l'organo di decentramento amministrativo? Non lo sappiamo quale fosse stata all'epoca la volontà. Senza ombra di dubbio è previsto nell'atto costitutivo della stessa consulta che vi siano queste due componenti importanti. All'epoca, il 23 febbraio 2015, 2005, chiedo scusa, uno dei componenti era il dottor Chiarulli Giovanni, alla cui memoria va il mio affettuoso ricordo e saluto. L'altro è il dottor Busto Austaccio che essendo membro vivente della nostra società, autorevole esponente di questa amministrazione comunale, perché assessore, e mi rivolgerò a lui per porre una domanda di pubblica positiva. Ciao Pierino. E quindi gli chiedo: ma se tu nel 2005 partecipavi ai lavori della consulta come consigliere comunale, ne conosci le competenze? ne conosci quanto è statuito, quanto deve fare la consulta e quindi l'ostaccio di a Davide di darsi da fare, la consulta deve lavorare, ma non si deve dar da fare Davide, si deve dar da fare non il mio amico sindaco, ma si deve dar da fare l'assessore che il comune di delle Fonti, che i cittadini e quindi anche le associazioni che lavorano in ambito culturale pagano. L'assessore, professoressa Maria Lanardulli, un insegnante che nel suo ruolo, quindi didattico e sociologo, sociologico, già svolge quell'attività di scambio interculturale e quindi offende nel momento in cui pubblica questa manifestazione di interesse il suo stesso ruolo. Esatto. Perché se io credo nella scuola, se io credo in questa trasmissione dei valori, non posso inficiare un organo di decentramento amministrativo e far finta che non esista. Cari Austacio, Mariella Lanardulli e Davide Carlucci. Allora, siccome io senz'altro non sono il professore di turno, ma mi limito a leggere le carte, leggo che nel 2011, tra gli argomenti All'ordine del giorno di convocazione di una consulta c'è scritto programmazione attività 2011 e quindi è confermato che la consulta deve svolgere questo ruolo. Lo Saustacio Busto dovrebbe dirlo alla collega Mariella Nardulli e farlo capire magari al sindaco Carlucci. E quindi noi siamo meravigliati nel momento in cui. Compare all'albo online questa manifestazione di interesse per le attività culturali estive 2017, periodo prima, primo giugno 30 settembre, in cui si dice che le associazioni interessate a proporre manifestazioni culturali con il patrocinio gratuito o oneroso del Comune sono tenute a presentare i loro progetti entro non oltre il 28 febbraio 2017. L'amministrazione comunale intende sostenere progetti con le seguenti finalità. L'amministrazione comunale valuterà i progetti in base alle proprie necessità di programmazione, senza però assegnare punteggi, eccetera, eccetera, storicità e fa alcune osservazioni, dice quali debbono essere i criteri, eccetera, eccetera. Le domande dovranno essere presentate entro non oltre il 28 febbraio 2017 in busta chiusa. E quindi, cara consulta, tu ti vai a farti friggere. E si va a far friggere tutto quel lavoro e quel denaro, all'epoca magari speso, per far lavorare la consulta nel 2005, preseduta dal dottor Piero Colaninno. Va a, si va a vanificare tutto quel percorso di cui vi ho accennato prima, uno di cui mi riferisco ai percorsi, no? e procedimenti che sono stati avviati sin da quando la consulta è stata voluta, e cioè dal 19 marzo 2001 e quindi anche dal 2005. Tutto ciò che ha fatto il dottor Chiaruri Giovanni, tutto ciò che ha fatto il dottor Bustaustacio, tutto ciò che ha fatto il presidente Colaninno insieme... Al vicepresidente architetto Rocco Lombardi, al segretario professor Franco Chiarulli all'epoca viene vanificato perché oggi non esiste più nulla e non perché siano le associazioni o perché sia il presidente della consulta Domenico Ieva a non, voler, a non volersi più adoperare per la cosa pubblica ma perché c'è un'amministrazione che viene definita pubblica che non tiene conto di quanto previsto dallo statuto comunale. Ed allora Riteniamo che ad Acquaviva ci sia un grosso problema, soprattutto se gli attuali componenti della stessa consulta, sia il membro espressione della maggioranza consigliare che il componente individuato dalla minoranza, quindi maggioranza e minoranza, ad oggi non abbiano fatto nulla per dire alla professoressa Nardulli e al sindaco che quello che è stato fatto attraverso la manifestazione di interesse per le attività culturali estive 2017 è uno schiaffo allo Statuto Comunale, è una presa in giro a tutte quelle associazioni che si sono iscritte all'albo cittadino, perché a che titolo un'associazione si iscrive se poi in questa manifestazione di interesse nemmeno si fa riferimento all'albo delle associazioni. E quindi diventa anche questa una inutile perdita di tempo. Rispettare quanto legiferato dal Comune di Acquaviva delle Fonti all'epoca e ancora presente oggi e scritto nello Statuto, diventa una mera perdita di tempo. E non ci si può poi parlare di scambi culturali, di proposte, di dialogo e di attività positive per la comunità nel momento in cui vengono imposte delle regole o dei metodi o dei procedimenti dove due politici, l'assessore Nardulli e Davide Carlucci, non sentono nemmeno la necessità di far apporre la firma su questa manifestazione di interesse di un dirigente, perché il cittadino deve denunciare il dirigente se fa delle attività al di fuori della legge. Non deve denunciare il sindaco o la professoressa Nardulli, perché la legge prevede che ogni procedura, ogni attività pubblica debba avere il visto del dirigente, che in questa manifestazione di interesse, pubblicata all'albo, e pur all'albo del comune di Acquaviva delle Fonti, non mi sembra sia stata apposta. Ma non è la prima volta. Anche qui siamo ritornati indietro nel tempo come se la Bassanini e tutta l'evoluzione amministrativa in campo pubblico non sia mai stata, non sia mai avvenuta. Ed è naturale allora che noi non ce la dobbiamo prendere solo con l'organo politico amministrativo, se quella colonna di un teatro, di una strada, sia ancora piena di cacca. Se in 20 giorni un operatore ecologico non è passato di là, vuol dire, Assessore Bruno, che tu non hai fatto il tuo dovere e che lui evidentemente era impegnato in altra area. Perché l'Assessore Bruno? Perché l'Assessore Bruno è colui il quale si sostituisce all'azienda pagata dai cittadini per rendere la comunicazione e il servizio alla cittadinanza. Perché l'assessore Bruno, che dovrebbe invece semplicemente svolgere il suo ruolo di vigilanza e controllo e fare in modo che la macchina delle pulizie delle strade, della porta a porta, del rispetto dell'ambiente e delle regole in tema ambientale locali funzioni bene, fa altro. Fa il giornalista scrive le note. Si sostituisce a quanto già i cittadini stanno pagando, ossia sta dedicando il suo tempo per fare attività che invece già pagate dai cittadini dovrebbe svolgere l'azienda, caro Assessore Bruno. Lo so, sono piccole sottigliezze che non sfuggono però ai cittadini e non comprendiamo perché sfuggono a Sel, sfuggono le due liste civiche e sfuggono al Partito Democratico che amministrano questa città perché alla politica, mi sembra, non sfugga mai nulla. O no, cari cittadini? Io non voglio dire nulla tra le righe perché sono in televisione e quindi ci metto la faccia e non ce n'è bisogno di farlo. Però voglio mostrarvi, oltre a quella cacca che non definisco come ho fatto l'altra volta con altro termine perché questo è meno francese ma è più terra terra, come terra terra è quella cacca che sta lì su quella colonna da oltre 15 giorni, vi mostro altre immagini. Altre immagini che non sono di ieri, sono di qualche giorno fa, ma che sono state notate, immortalate da un cittadino che evidentemente si è scocciato a percorrere quei luoghi guardando sempre la stessa sporcizia, o meglio osservando che la vecchia sporcizia è sempre la stessa, che la vecchia sporcizia non è stata rimossa, che si chiede... 3 milioni e 400 mila euro in questo 2017 come saranno spesi se le strade sono sporche, se c'è una situazione che non piace e che viene fotografata dal nostro amico. In conclusione, ci piacerebbe capire perché la politica di acquaviva delle fonti, nessuno escluso, non si sforzi per fare in modo che vengono prese in considerazione le osservazioni dei cittadini. Il monitoraggio di un servizio non lo fa l'assessore, non lo fa un consigliere comunale, lo fanno i fruitori del servizio. Chi ha voce in capitolo, ma non perché lo dica Gino, perché lo dica Giovanni, perché lo dica Pierino, perché lo dica Angela, perché lo dica Claudio, perché lo dica qualcuno di voi, ma perché lo prevedono le norme, le leggi, lo fanno anche le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti. E seppure le associazioni siano prese in considerazione e iscritte nel bando dell'Aro Bari 5, ciao Gioia dal Colle, decitatevi, non è ai cittadini, agli amministratori di Gioia dal Colle, poi ci faremo una ragionata con chi è responsabile dell'Aro, una bella ragionata, decitatevi. Voglio dire, le associazioni esistono in questo territorio, non sono gli assessori e i consiglieri che devono esprimere il loro parere sul monitoraggio, ma quei soggetti previsti dal, anche dal bando e fino ad oggi, de dal colle mi riferisco all'Aro Bari 5, non si sta facendo. E allora è chiaro che chi viene estromesso non può svolgere il suo ruolo, che chi viene estromesso ha la possibilità di chiedere a un organo terzo ma perché mi stanno estromettendo? Se io l'unica cosa che voglio fare è collaborare al miglioramento della cosa pubblica, seppur non percependo nemmeno un euro, perché chi non mi dà questa possibilità invece è pagato dai cittadini, è eletto dai cittadini per farlo? non solo per migliorare la cosa pubblica ma per recepire le osservazioni delle associazioni che rappresentano i cittadini e che loro si sì fanno il monitoraggio perché sono coloro i quali sanno a che ora si svuota il contenitore se la busta di plastica viene presa alle 8 al mattino o alle 4 e al pomeriggio se un centro comunale raccolto è aperto o meno e se funziona bene sanno a che ora passa l'operatore sanno se la spazzatrice pulisce o alza polvere, sanno senz'altro di più di un assessore francese Francesco Bruno, che solamente perché non è omnipresente, non ha questo dono, non può pretendere di controllare tutta la città. Ed è per questo che sono state inserite queste, chiamiamole, clausole di garanzia nella Costituzione e quindi in tutto l'ordinamento fino ad essere state recepite perché sono stati costretti a farlo, è previsto dalla legge, nel bando dell'Aro Bari 5, ma non applicate dal comune di Acquiera delle Fonti e da chi ha la responsabilità di gestire l'Aro Bari 5, con cui faremo una bella chiacchierata con i nostri rappresentanti dell'Aro Bari 5, forse in altre sedi. Grazie di averci ascoltato e spero che anche oggi sia stato positivo questo. Programma, questo editoriale, non per mettere in risalto le deficienze di una pubblica amministrazione, ma per comprendere che evidentemente dobbiamo guardare le cose più a 360 ⁇ e che nulla accade se noi non o involontariamente o volontariamente lo vogliamo. Per cui anche noi a Quavivesi ci dobbiamo decitare come si suol dire. Buon fine settimana. ♪